Ok ragazzi, in questo video ti voglio andare a spiegare come far crescere il tuo business di consulenza. Se hai una skill, se hai un'abilità, che sei consapevole che la puoi monetizzare nel mercato, allora ti voglio andare a spiegare come andare a far crescere il tuo business di consulenza. Chi sono io? Mi chiamo Mussa Mare, nel 2019 sono partito come fitness coach, ho totalizzato in più di 4 anni, adesso che sono online, più di 500 comunque clienti. Ho venduto a più di 500 persone e hanno accettato la mia trattativa. Nel 2022 ho venduto un programma di performance che valeva migliaia di euro, quindi da un settore low ticket dove vendevo trimestrali comunque a 750, okay, che erano già alti per i prezzi che ci sono nel settore fitness, sono entrato a giocare a livelli più alti, quindi ho imparato come il mondo dei ticket, vendere servizi ad alto prezzo, quindi è per questo che sono andato a ricreare un'offerta nuova di performance per imprenditori online. E ho fatto tantissimi errori che mi hanno messo in una condizione che non sono riuscito a far crescere ulteriormente la mia attività, che in un altro video vi spiegherò il perché ho mollato performance, a parte che l'ho già fatto il video nell'altro mio canale principale che utilizzavo come fitness coach, e come quest'anno nel 2023 ho aperto la mia attività, diciamo come ramo per aiutare coach, fitness coach e nutrizionisti, dopo comunque i risultati che ho ottenuto nel performance, che sono riuscito comunque a vendere in un mercato in cui non era tanto consapevole della mia offerta, non conosceva bene, sono riuscito lo stesso a vendere. Allora, detto questo, come far crescere un business di consulenza? Là fuori ci sono, voglio parlare un attimo innanzitutto delle persone che ci sono là fuori e delle cose che insegnano. Là fuori ci sono persone che ti insegnano un business di consulenza, ok? Senza fare nomi. Insegnano a persone che non hanno nessuna skills, nessuna abilità. Ok? Come creare un business di consulenza? Come fai a insegnare un business di consulenza a una persona che non sa portare risultati ai propri clienti? Non ha nessuna skills, non sa niente di marketing e vendita. Quindi anche se capisce i processi di azienda, quindi cosa deve fare per vendere, chi deve andare a colpire, tutto, cioè questa persona non sa portare risultati ai clienti. Ok? Capite bene che è un po' una truffa. Ok? Come dire che io vado a insegnare come fare per ottenere clienti a una persona che non è capace, che in primis non è un fitness coach e, seconda cosa, non è capace di far perdere peso alle persone o di aumentare massa muscolare. Cosa gli insegno a fare i processi di un business di consulenza? Semplicemente perché ho bisogno di andare a vendere qualcosa a qualcuno, a tutti. Per me questa è una truffa, ok? Là fuori ci sono tanti, hanno rovinato il mercato. Perché vendono questo business di consulenza a persone che non hanno skills. È sbagliatissimo. Io non posso prendere una persona e gli dico: guarda, ti aiuto a fare soldi, ti insegno business di consulenza, poi che tu non hai nessuna skills, cazzi tuoi, nel senso che quando lo chiudi poi impari nel processo. È sbagliatissimo. Io non sono quel tipo di persona. Io insegno quello che ho già fatto, quello che ho testato e validato. Per far crescere un business di consulenza ci sono delle cose che devi capire, ok? E la cosa, il problema principale che ho visto nel settore low ticket, quindi persone che vendono a prezzo magari tipo 750 euro un trimestrale, o servizi da 5.000-10.000 euro, ok? E magari fanno due vendite nell'anno, ok? È quello che non sanno come portare nuovo traffico nella loro attività. Queste persone, a queste persone gli è stato inculcato che l'organico, con l'organico puoi scalare un'attività. E quindi queste persone, quando magari fanno una vendita, pensano che devono continuare a fare chat, inviare messaggi spam e aspettare la prossima vendita. Ecco perché fai due vendite all'anno. Hai un problema di traffico, la maggior parte delle persone ha un problema di traffico, non riesce a ottenere clienti, non sa se arriverà il prossimo cliente, ha poche chat avviate con persone in target. Cioè, la risposta non è difficile, la risposta per risolvere un problema di traffico è implementare le ads. Punto. Quello che io non capisco è perché c'è questa paura nel prendere i soldi che ti sono arrivati da un sistema inorganico, perché l'organico va fatto quando non c'è soldi all'inizio. Prendere i soldi della prima vendita e reinvestirli dentro il sistema che sai che funziona, che ti porta soldi. Caspita, se tu sei capace di portare risultati ai tuoi clienti, hai una buona comunicazione, hai autorità nel mercato, stai facendo dei contenuti, come pensi di far crescere la tua attività? Ad esempio, vedo le pagine Instagram di alcuni che vendono i ticket e comunque vendono consulenze, aprono la pagina.
cercano di pubblicare tutti i giorni perché gli è stato detto di pubblicare tutti i giorni. Ma se tu sei in una nicchia, esempio, facciamo agenti immobiliari, ok? E tu inizi a pubblicare tutti i giorni, ok? Partendo da un profilo a zero, come, cioè, tu cosa pensi che Instagram prende i tuoi contenuti e li va a indirizzare solo a agenti immobiliari? Non lo so, cioè come, anche se magari ti va a virale un video, facciamo che ti fa 30.000 views, 40.000 views, e quindi ti attrae del nuovo traffico. Pensi che questo traffico qua sono agenti immobiliari? No, non funziona così la piattaforma. Quindi sarà tutto traffico, non in target. Quindi non ho capito perché continui a postare tutti i giorni contenuti quando sai che non hai persone in target, nuovi occhi che vengono a visitare la tua pagina. Quindi i contenuti che stai facendo, non dico che è una perdita di tempo, perché se capisci questa cosa qua, implementi le ads, vai a risolvere questo problema. Che tu pubblichi i contenuti e sei consapevole anche che non hai nuovi occhi in target che guardano questi contenuti, è una perdita di tempo. Cioè, se tu continui, non cambia niente. E vedi queste pagine con zero un like. Ok, esempio, io ho una pagina da 8.000-9.000 follower e comunque le interazioni sono molto basse, nel senso che perché prima questa pagina la utilizzavo per fare fitness coach, 90% del pubblico comunque è interessato a contenuti di aumento massa muscolare, perdi di peso. Nel momento in cui ho fatto il cambio, ok, le interazioni si sono abbassate, ok, ma questo non è un problema perché la metrica principale sono le vendite. Però io ho delle ads attive. Okay. E quindi ogni singolo giorno i miei contenuti vengono visti dalle persone in target. Non so se ti è chiara questa cosa qua, che non è molto difficile da capire. Per far crescere un business di consulenza, ok? La maggior parte hanno problemi di traffico, devi risolvere questi problemi di traffico con le ads. Reinvesti questi soldi, reinvestili nel tuo business, nel sistema che ti sta generando soldi in organico. Perché se tu sei riuscito a fare una, due, tre vendite in organico, ok, vuol dire che un minimo sei capace di vendere, hai capito come comunicare a questo target, a cosa devi vendere, cosa devi proporre. Bene, sta funzionando in organico, implementa le ads per far arrivare nuovi occhi, più volume sulle tue pagine. È l'unica cosa per far crescere un business di consulenza, caro mio o cara mia. La seconda cosa che vi voglio spiegare è anche il posizionamento e autorità, nel senso che prendete esempio me. Io sono passato fitness coach, ho ottenuto dei risultati, sono poi entrato nel vendere i ticket, quindi a imprenditori, questo settore non mi conosceva, sono riuscito lo stesso comunque a vendere i ticket, potete vedere i miei clienti dentro il mio canale YouTube, l'altro canale principale, su Instagram ho lasciato ancora storie in evidenza alle persone che hanno collaborato con me e non mi conoscevano. Però perché io sono così veloce nell'entrare magari con una nuova offerta in una nicchia e a vendere consulenze e poi ci sono persone che fanno due vendite all'anno? E poi nel 2023 entro che voglio aiutare personal trainer e dopo poche settimane, ok? Prima di annunciarlo su Instagram già avevo fatto delle vendite, ok? Esempio. E già dopo poche settimane che annuncio, entrano clienti in un settore che non mi conosce bene, però in primis ho una leva, ho un posizionamento, il fatto che io sono un fitness coach, quindi sono più vicino a loro, il fatto che sono stato un fitness coach e ho ottenuto determinati risultati. Posizionamento, autorità, questo ti aiuta nel vendere di più. Se tu sei sconosciuto nella tua nicchia, ok, cioè non, è ovvio che sarà difficile vendere per te. Se tu sei in una nicchia di agenti immobiliari, esempio, dico agenti immobiliari, dovresti fare tantissime interviste con agenti immobiliari, farti conoscere in questo settore, posizionarti, quindi far sì che la persona dice: ok, non è nessuno questa persona qua, l'ho visto parlare con questo, ho visto parlare con quello. Se sei un fitness coach, quello che aumenta l'autorità tendenzialmente non è tanto le collaborazioni che potresti pagare per finire nei giornali, queste cose qua, ma il fatto che sei più presente in più social e che i follower. Queste sono le cose che guardano le persone nel mass market, i tuoi potenziali clienti, follower, se c'hai follower, non il fatto che collabori con un'altra persona. Magari collaborare, se sei un fitness coach o un nutrizionista, aumenta il tuo posizionamento nel senso professionalità, ma tendenzialmente quando hai follower le persone ti vedono con occhi diversi. Questo sia nel mio caso, sia in ogni caso in tutti. Poi mi sono scritto qua un po' di appunti.
E i risultati dei clienti, devi avere tantissimi risultati dei clienti. Anche se tu vai a implementare ads, stai facendo contenuti, però non hai trasformazione dei risultati dei clienti, non andrai a convertire. Lo strumento più importante che ti va a convertire il traffico, sono i risultati che hai dai clienti, video testimonianze e feedback scritti. Queste sono le cose. Ma voglio ribadire questa cosa qua. Perché le ads non so perché le persone le vedono male. Io le ho testate un po' nel 2022, ho capito un po' di cose, lo schema vincente, adesso lo sto implementando sia nella mia attività attualmente business di consulenza per personal trainer che anche per i miei clienti nel settore low ticket. Reinvestite questi soldi nell'attività, in termini di ads, portarvi nuovi occhi. Se siete con un business troppo di nicchia, Instagram non vi spinge i contenuti ai vostri potenziali clienti. Dovete implementare le ads per portare nuovi occhi alla vostra pagina, così potete far crescere il vostro business e avere più conversazioni con persone in target. Smettetela spam, queste cose qua, fate all'inizio nel caso. Se sei un fitness coach non hai bisogno, parti in organico, smanetta di contenuti su più piattaforme, cerca di fare la prima vendita, avviare più chat possibile con i tuoi follower, persone comunque hanno interagito con i tuoi contenuti, la prima vendita reinvesti dentro il tuo business. Okay. Principalmente tutti hanno problemi di traffico e si lamentano che non riescono a superare comunque il fatturato o comunque crescere di mese in mese o comunque di anno in anno, perché sono sempre lì con questa mentalità da povero. Incasso i soldi, li nasconde nel conto in banca, inflazione che se li mangia. Cioè, non ha più senso prendere quei soldi che ci sono in banca e reinvestirli nel sistema che ti ha portato soldi, così aumenti le vendite, raddoppi, triplichi. Non lo so, ok? Quindi spero che questa coaching di mindset comunque e punti fondamentali per far crescere un business consulenza ti abbia fatto capire cosa serve. E niente, noi, io e i miei clienti stiamo implementando le ads e stiamo ottenendo, poi dipende da nicchia nicchia, ad esempio con 100, 100, 117 euro, ok, in ads spesi, ho fatto una vendita senza dire al prezzo che vendo comunque ai ticket. Con 117 euro, ovviamente non è che è una cosa che ripeto con questo budget minimo, nel senso per avere una venta magari devo spendere molto di più, però in questo caso è successo questo. Ma comunque continuerò a investire comunque in ads per portarmi nuovi occhi sulla mia pagina e farmi conoscere. È ovvio che domino il mercato. Se i miei clienti, i miei competitor stanno spendendo meno in ads e sono lì a giocare con i contenuti organici, a mandare i messaggi tramite spam, chi è che vincerà questa lotta? Chi ha la possibilità di spendere più soldi in ads e raggiungere più persone? Semplice.